Chissà quanto reggerà la seconda parte. Ci provo. Ho preso poi in un altro banchetto dell'usato, questo invece all'inizio, il classico dove ci sono le cose a 3-4 euro, nella parte proprio iniziale del mercato, andando in piazza Loggia ovviamente. Questo vestito qui, bianco e rosso, molto carino, un po' insomma fantasia gelataio, però mi piaceva tantissimo, vedete la punta e come è fatto qua davanti, specie una canotta incrociata e viene giù a punta, molto molto bello. Questo lo metto a terra perché lo devo lavare. Questo è invece un altro vestito che mi ha fatto prendere mia sorella, della Newport News, taglia 10, fatto tipo in seta raso, guardate che belle maniche, mi ha colpito ovviamente per le maniche così a palloncino, e poi viene giù così, guardate, molto molto carino questo, bello, quando lo laverò e lo utilizzerò. Poi ne ho preso un altro di Nemo, questo invece mi ha fatto 11,50, tra l'altro mi ha fatto 50 centesimi di sconto a 4 euro al pezzo. Questo è della marca Nemo, Nemo comunque fa degli abiti che costano abbastanza, e è fatto così, mi ricorda un po' la Desigual, però era carino comunque, tutto così colorato, fantasia, e insomma io in autunno questi vestiti qui li uso veramente un sacco e mi vestono senza troppi ma. Poi, sempre nella parte dell'usato, questo è uno dei miei banchetti preferiti, aveva tutti i pezzi a 4 euro e ho già comprato, questo si trova in Piazza Vittoria, e ho preso questo abitino qua di Primark, bellissimo, secondo me, panna con tutta questa parte così, a camicetta, e la gonna, bellissima, e gonna, sì, ok, perché a volte vi dico vestiti, ma poi mi accorgo quando li lavo che sono delle jumpsuit. E quindi dico, ok, meglio ancora una tutina. Poi ho preso quest'altra tutina molto pin-up. Questa, per esempio, con questo capello, una fascia in testa, magari un po' raccolto, mi fa subito effetto pin-up, anche con i miei naturali. Guardate che meraviglia, una tutina fatta così, di sci, con tutti i girasoli. Questa fa subito summer style, bellissima. Poi, adesso non mi verrete a dire, Veronica, stai benissimo con i capelli lunghi. I capelli lunghi così non ce li avrò mai naturali, a meno che per 15 anni non li taglio. Però... il mio viso sì, si presta abbastanza per il capello lungo, essendo un viso comunque tondo e molto dolce, quindi cambio comunque espressione in base anche a come ho i capelli, come tante persone, però qualcuno un pochino meno. Questa è la marca Select, mi piaceva tantissimo, salmone con tutte le farfalle, quindi questo quando l'ho visto ho detto, questo è il mio vestito, cioè con tutte le farfalle non lo potevo lasciare certo lì, ed è un bellissimo colore, quindi assolutamente. Questo è stupendo, Next, taglia 10, guardate che meraviglia questo, bordeaux al collo così con il colletto, è fantastico. E poi c'è la gonna svasata, è troppo bello questo vestito, indossato secondo me è un amore. Questo anche indossato secondo me è un amore, un po' più invernalotto, ed è questo bellissimo color cobalto, tutto così un po' damascato, un po' tipo natalizio, con la bellissima gonna tutta svasata. Questo è stupendo, secondo me è indossato. E questo era tutto per quanto riguarda quel banchetto lì. Poi passiamo a... come usato, finito? È possibile che abbia già finito di farvi vedere le cose? Ebbene sì, ho finito. No, c'erano ancora due o tre cosine. C'è ancora una borsina in giro, sono sicura. Chissà dove è finita. Sì, perché ho ancora due cose. Un altro... questa. Boh, vabbè. Passiamo, ve lo cercherò dopo. Passo a Primark. Primark, ho preso questo ferro che avevo già visto, mi ero pentita come una disperata di non averlo comprato, 11 euro, è un ferro per fare i ricci, della, si chiama Skinny Tong, 25 watt, for long lasting tight curls, è praticamente un ferro, vedete, stra, sembra normale qua, però in realtà questo ferro qua è finissimo, è proprio per fare i ricciolini stra fini, e mi sono innamorata, e ho detto perché non l'ho preso, sono veramente una cretina. E non so come siano questi elettrodomestici prodotti così, c'è anche il phon e la piastra e la spazzola, però ho detto vabbè proviamoli, secondo me non sono male, 11 euro, guardate che picco e fine che è, cioè troppo bello, e quindi ho detto per fare magari un riccio diverso dai soliti, l'ho voluto assolutamente prendere perché 11 euro è veramente secondo me pochissimo. E quindi ve lo consiglio. Poi ho preso questi infradito a 1 euro, i soliti infradito che vende Primark, che costa 1 euro, comodissimi, ci facciamo insomma qualche mese, un mese d'estate, comunque ne ho un paio con l'anguria, ma con sulle angurie, però dopo un po' si rovinano, quindi questo qui è un organizer per pennelli, dice anche rossetti, contiene tutti i prodotti essenziali per la bellezza, dai pennelli per il trucco al mascara i rossetti, quindi l'ho preso per i rossetti perché ci stanno dentro un sacco di rossetti,
e costava scontato 3 euro. Non so se il suo prezzo è 4 euro, super saldo, 3 euro. Guardate che bel cuoricino, cioè per mettere i rossetti in piedi, secondo me è bellissimo, visto che ho preso un bel po' di rossetti oppure l'eyeliner, insomma quello che voglio, mi sembrava molto carino. Poi ho preso una palette, questa qua, finalmente ho trovato, c'era anche la palette nude, però quando ho visto questa qua, la Amber, mi sono innamorata e ho detto no, lascio stare quella nude perché tanto ce li ho già nude e prendo questa che oltretutto è anche ben sigillata, quindi a volte ci sono i trucchi che non sono sigillati, ora ve la vorrei tantissimo far vedere, ma è proprio, vediamo se riesco a aprirla. E praticamente ha un packaging meraviglioso per essere appunto della modica cifra di 6 euro. Neanche il packaging veramente si paga, guardate che meraviglia. E dentro praticamente ha tutti. Oddio, che belli! Si chiamano anche per nome, quindi sti cavoli. Cioè, Naked, Naked, guarda e impara. Naked, levati proprio. Ha dentro dei bellissimi colori, no, denominati. Che adesso, vabbè, vabbè, ce l'hanno scritti anche qua. Tutti questi colori qua, bellissima. E non vedo l'ora di provarla. E appunto 6 euro, veramente pochissimo. Pochissimissimo. Poi ho preso questi qua per levare il trucco e levare soprattutto lo smalto, sempre perché mi dura un giorno. E questo l'ho pagato 1 euro. No, 75 centesimi. Quanti sono? Tantissimi. Sono 120, cioè 75 centesimi. Sono anche buoni. O no, non va nella parte dell'usato, va nella parte nuova. Romina, poverina, sta per essere sommersa. E poi ho preso l'infradito a Simone, un profumo a Simone che mi sembrava molto buono, Noble Knight. Gli ho preso il profumo, un sacco di cose a Simone, cioè veramente. Dopo non sono una brava fidanzata, sono una ottima fidanzata, non brava. Gli ho preso anche l'infradito, 1,50 euro da uomo, questi qua blu con il bianco. Magari a voi ve ne frega una cippa degli acquisti così per uomo, però ve li faccio vedere già che sono qua. Ho preso poi sempre da Primark questo coso che è un salvagente strabello, l'ho già provato prima perché l'ha preso anche mia sorella, 4,50 euro scontato al posto che è comodissimo, ci stanno dentro anche due persone, culo contro culo, quindi 4,50 euro, se vi capita di passare da Primark avete, costava 9 euro, mazza, no 4,50 euro ci sta scontato del 50%, è gigante, è bello, ci stanno dentro due persone. E noi l'abbiamo trovato super comodo. Mi sono spaparazzata lì in piscina quando sono tornata dallo shopping. Ho preso questa carta che mi serviva per fare i pacchettini regalo perché giugno è un mese pieno di compleanni. Quindi questa qua con le bananine era l'unica che c'era incartata perché erano tutte scartate. E costava 1,50 euro e sono tantissimi metri. 3 metri? No, dov'è quello letto? 3 metri? Boh, no, vabbè, comunque tanto. 6 metri, 6 metri. Cioè potete fare tantissimi regali, li prendo anche per fare i regali di Natale, di solito mi durano. Poi devo farvi vedere un regalo che mi ha fatto Simona, che ho incontrato al mercato, ho incontrato Simona e Paola. Ciao Simo, ciao Paola! E Simona è stata veramente carinissima perché mi ha portato, come sempre, vabbè, ci siamo viste l'anno scorso, mi ha portato gli orecchini bellissimi di Colors and Beauty, invece quest'anno mi ha portato questa meravigliosa collana, che è una collana a ciondolo, ve la faccio vedere, non vedo l'ora di utilizzarla, guardate che meraviglia, con su Marilyn, che io tra l'altro adoro. E io, a me piace proprio tantissimo Marilyn, secondo me è un'icona di bellezza, di femminilità e di, insomma, quasi anche stile, direi, sì. E grazie mille Simo per questo bellissimo regalo. Mi hai già fatto un regalo di compleanno, è stata troppo 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 carina. Siamo state un po' insieme, abbiamo chiacchierato un attimino. C'è un caldo bestiale, però insomma, fa sempre piacere incontrarvi, quindi volentieri vi incontro ogni volta. Poi appunto ovviamente dovevo andare da questi cinesi, sono entrata in questi cinesi e sono uscita veramente con un sacco di cose. Ho preso due parrucche che non vi farò vedere perché è una sorpresa, le vedrete presto in un video, sintonizzatevi per i prossimi video perché vedrete queste due parrucche che ho pagato 5 euro l'una, costavano 15 euro, erano scontate a 7,50, ma ne ho prese due, mi ha fatto 5,5. Poi ho preso a 50 centesimi questa fusciacca stupenda di Marina Galanti, cioè 50 centesimi, è veramente pochissimo, c'ha pure proprio la sua etichetta. E è giallina, gialla e bianca, super vintage, super pinapposa, super fantasticosa, la adoro. Poi i centimetri non li ho guardati, sono andata a caso. Ho preso questa fusciacca nera con tutti i pois bianchi, stupenda. Rossa, stupenda, anche questa, 50 centesimi. Ah, c'hanno anche, scusate, non è che sono proprio fusciacche, sono delle fusciacche cinture perché hanno, vedete, hanno la cosa così. Poi, quest'altra bianca,
cioè c'ho anche praticamente di questa qui e di quella nera, c'ho anche la fascia per capelli abbinata, cioè è troppo bello. Poi ho preso questi due papillon per Simone, spero che li apprezzi. Costavano 2,50 euro, li ho pagati 1 euro, così fucsia color alcol e questo verde, bellissimi. Speriamo che gli piacciono, gli metterò i suoi regalini tutti insieme. Poi ho preso questi ciuffi di extension a 1 euro, così non so neanche io, non chiedetemi perché. Non chiedetemi per come, ma quando io parto non finisco più. Cioè, quando parto in quarta, bunk, cioè, può succedere qualsiasi cosa, io sono partita. Questa fusciacca grigia, questa invece è proprio fusciacca classica, di quelle che ne ho di tantissime. E poi ho preso questi coll, ah no, c'è il pezzo forte, ve lo lascio alla fine. Questi collant che costavano 2,50 euro con i pua e praticamente sotto il ricamo floreale, al posto che 5 euro, troppo belli. Taglia unica, 15 denari, addio, chissà quanto mi durano un giorno. Poi, ovviamente, quando l'ho visto, siccome ero nella fase trash degli acquisti, non ho potuto resistere. Ah, ho preso tra l'altro la L, volevo prendere la M, però vabbè. Ho preso le mutande con il sedere finto. E voi mi direte, no, non ho mai visto niente del genere. E invece, sì. Cioè, guardate. Simone, penso che mi estrometterà dalla sua vita quando vedrà questa cosa. Spero che non la veda mai. Cioè, questa è una mutanda vita alta, color carne, con il culo finto attaccato. Per fare effetto super pushapposo. Cioè, ma che ce ne facciamo della palestra? Che esistono ste cose? Ora l'ho pagata, costava 8 euro, quindi neanche pochissimo. E l'ho pagata 4 euro. Udite, udite. E niente ragazze, io avevo ancora degli acquistini però da farvi vedere che adesso vado a prendere. State in linea con me, state in linea, state sintonizzate. Sono sicura che è qua, perché poi qua c'è anche un sacco di cose che mi ha portato la Simo. Oddio, cioè, praticamente sembra che ho comprato, oddio, sembra che ho comprato chissà che. Se entrasse Simone in questo momento penserebbe che ho comprato, ho svaligiato in dei negozi. Invece tantissime cose sono delle cose che mi ha portato la Simo per la nostra attività su svuoto l'armadio. Quindi ho un sacco di lavoro da fare. Ah, eccoli qua. Ho preso praticamente nell'altro banchetto, sempre in Piazza Vittoria, questo crop top vintage. C'era un pezzo 3 euro, due pezzi 5 euro. Guardate che meraviglia. Crop top con questi bellissimi colori. Fatto così, bellissimo. E questo è della marca questa. Fink, sembra una marca da boutique. Fink Model 36. Però mi sembra bello largo. E poi ho preso questa gonnellina di Zara. Ma c'è ancora qualcosa che manca, ma non è possibile che di essere così rincoglionita. Questa gonna qui di Zara taglia M, mi è piaciuta tantissimo, la linea Zara Basic in cotone 97%, fatta così, molto 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 nel mio stile, bellissima. E questa l'ho già pensata con i mocassini, quelli che ho col tacco, ho dei mocassini stupendi col tacco della Guess, che... ma... ah ecco, mi è caduta. Posso essere così rincoglionita? Da 1 a 10? Sì, posso esserlo. Adesso mi si stoppa il video sull'ultimo. Poi mia sorella mi ha regalato un paio di pump meravigliose, di décolleté stupende, che vi farò vedere nel prossimo video, col prossimo look capelli. Allora, nell'altro banchetto in Piazza Vittoria ho preso questa splendida tutina Jump di Misguided, sì, taglia 10, grigio, ghiaccio, manica così tre quarti, molto elegante, molto carina, sia per il giorno che per la sera, color ghiaccio. Questo era tutto per quanto riguarda i miei acquisti, ho già finito, sarà bravissima, il top del top del top. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che i capelli vi siano piaciuti, non vi abbiano disturbato la vista. Che altro dirvi? Adesso andrò a fare un po' di foto outfit per spaventare la gente, perché su YouTube fortunatamente la gente che conosco non sa, nessuno sa, cioè nessuno, quelli che l'hanno scoperto da solo sì, quelli a cui l'ho detto perché mi ha fatto piacere, vabbè, qualcuno, pochissime persone, tipo che le conto sulle dita delle mani, e chi l'ha saputo per conto terzi, però la maggior parte della gente che mi frequenta, che ha a che fare con me, giustamente non sa che io faccio video su YouTube. E quindi si prenderà un bel colpo quando vedrà questa mia bellissima chioma. Perché io sono dell'idea che chi mi segue, i quasi 2000 iscritti, siamo quasi a 2000 ragazze, io sono felicissima.
cioè, quando arriveremo a 2000 vi ringrazierò ovviamente, cioè ci è voluto un bel po' di tempo, però ci siamo riuscite. Però se tutta gente che è venuta di sua spontanea volontà, senza che io abbia pubblicato in giro, fatto pubblicità del baule della Veronica, ci tengo a precisarlo perché mi piace che sia precisata questa cosa, cioè zero pubblicità, anzi io odio la pubblicità. L'unica cosa che non vi ho fatto vedere sono le altre parrucche, però vi faccio vedere l'outfit. Guardate che carino questo outfit pinapposo, composto da questa gonnellina che ho preso in una soffitta, questa camicina del banchetto di 4 euro che finalmente sono riuscita a mettere, è a righe, con righe col pois, e pump fucsia, bellissima, orecchini gialli, questi qua, e make up di stamattina, giallo, azzurro, acqua, e rossettino fucsia. Ci vediamo nel prossimo video, ragazze, chissà con quale look di capelli. Aspetto di leggere i vostri commenti, ho già paura, però vabbè, so che con voi sarete brave, perché capite che, insomma, capite che sembra che ho 15 anni, sì, infatti, sembra che ho 15 anni con questi capelli, oddio, troppo buio. Ci vediamo nel prossimo video, ragazze, ciao!